Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui per commentare il premio Nobel per la medicina di quest'anno, un Nobel che è stato soprannominato un premio alle carezze. Perché? Perché è andato a premiare due ricercatori che hanno fatto i loro studi su come la nostra pelle sente il caldo, sente il freddo, sente il dolore, ma anche sente le sensazioni e le emozioni, come appunto quelle delle carezze e degli abbracci che tanto ci sono mancati durante questa pandemia. I due ricercatori premiati si chiamano David Julius e Ardem Patapoutian, sono due ricercatori attivi in America, negli Stati Uniti, anche se Patapoutian ha una storia particolare perché è discendente di una famiglia armena, è nata a Beirut in Libano e poi è scappato durante la guerra del Libano per poi approdare negli Stati Uniti dove ha fatto le sue ricerche. E nel capire come mai l'Accademia dei Nobel svedese abbia premiato una ricerca così particolare come quella della pelle, del tatto, che loro hanno definito come un senso scontato, cui non prestiamo attenzione, ma che ha dei misteri che hanno richiesto anni e anni di ricerca ai due scienziati per essere svelati. Ci guida nel capire questi misteri Giuseppe Novelli, che è uno dei più importanti genetisti italiani, insegna all'Università di Tor Vergata e ci può far capire, ecco, come mai la pelle, un senso forse tra i più negletti, in realtà è così importante per noi e per la sensazione del nostro corpo, del nostro organismo. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti i nostri ascoltatori. Hai detto molto bene, ha detto dottoressa, perché la pelle è praticamente il nostro rapporto con l'esterno, con l'ambiente. E quindi qualunque stimolo che arriva da fuori, noi dobbiamo percepirlo, sentirlo e agire di conseguenza. Ora, i nocicettori, che si chiamano proprio così, sono recettori che soprattutto si sono evoluti per rispondere a quelle che sono gli stimoli nocivi. E quindi ti dicono che fai, scappa, oppure reagisci con qualcosa, muoviti. Ed è esattamente quello che hanno scoperto, hanno contribuito a scoprire questi due grandi scienziati. I nocicettori certamente li conosciamo dall'Ottocento, quindi non è una scoperta, no, che improvvisamente nasce oggi, ma c'è stato bisogno di anni di studio e di ricerca per caratterizzare. Cioè io direi dare una definizione biologica molecolare al dolore, che non è proprio così semplice. Noi abbiamo 1,5 miliardi di persone che oggi soffrono di dolore cronico e molti di questi recettori che loro hanno scoperto hanno a che fare con questo e sono target di farmaci antidolorifici, fondamentali quindi non solo per quello che abbiamo detto dal punto di vista biologico e evolutivo, come giustamente lei ha affermato, ma anche per la medicina pratica, perché c'è gente che soffre di dolore cronico e noi dobbiamo aiutare. E a volte voi ricercatori avete dei modi particolari, direi anche bizzarri, per arrivare alle vostre scoperte. E in particolare loro due, Julius, in particolare, ha pensato di studiare di utilizzare il peperoncino per capire come funziona la sensazione di bruciore sulla pelle. Perché il peperoncino e cosa l'ha portato a scoprire? Lui ha studiato il peperoncino perché noi sappiamo che la sensazione che abbiamo quando mangiamo un peperoncino è un forte, diciamo, nel senso della piccantezza, come lo chiamiamo, ma è calore, è come se fosse una bruciatura, una scottatura, sono gli stessi recettori della ipersensibilità al calore. E questo è geneticamente determinato. Noi sappiamo che questa caratteristica è presente tra i gemelli identici rispetto ai gemelli diversi, e quindi studiare tutta la genetica di questo è fondamentale. Loro hanno studiato questo per capire l'effetto delle capsaicine, che ovviamente danno questa sensazione, e hanno permesso di caratterizzare e studiare tre importanti geni che codificano per proteine che sono canali ionici e che fanno passare da e verso la cellula messaggi che poi attivano appunto la sensazione di protezione dallo stimolo del calore. Quindi se tu utilizzi il dito vicino a una fiamma, immediatamente lo ritrai, rapido, istantaneamente, perché questi recettori si attivano e ti dicono attenzione, lì c'è un pericolo.
E quello che accade con le capsaicine, che si sono evolute nel peperoncino, nelle piante, per evitare di essere mangiate dai mammiferi. E quindi la capsaicina è mangiata dai mammiferi, e dicono: oddio, qui c'è qualcosa di piccante, di pericoloso, e quindi il mammifero non lo mangia più. Questo si è evoluto, questo meccanismo, come tutte le specie hanno così selezionato poi delle cose che ci sono utili anche per altri. Che ci sia una componente genetica è curioso, lo vediamo anche ad esempio nelle nostre case, nelle nostre famiglie, dove ognuno beve il caffè a temperature diverse, soffre il calore o il freddo, o lo stesso peperoncino in maniera diversa. Vuol dire che appunto c'è una componente genetica dietro a queste sensazioni? Fondamentale, sono gli stessi recettori codificati da questi geni, che sono tanti. Pensate che nel moscerino della frutta, quindi nella drosofila, ci sono almeno 300 geni che hanno a che fare con queste caratteristiche. Ora, se pensiamo che il 70% dei nostri geni si ritrova anche nella mosca della frutta, vuol dire che molti di questi geni ce l'abbiamo anche noi, e circa 40 di questi sono stati studiati e caratterizzati e analizzati, e quando non funzionano causano anche malattie. Abbiamo malattie diversissime tra di loro. Ci sono malattie ematologiche, alcune forme di anemia sono legate ad alterazioni di questi geni, ma perfino addirittura la resistenza alla malaria. Uno di questi geni studiato da Julius, in particolare il Piezo 1, è importante, perché alcune persone che ce l'hanno in una forma particolare consente ai globuli rossi di perdere un po' d'acqua, si disidratano, e il plasmodio della malaria vive male nel globulo rosso disidratato. Quindi guarda che cosa, si apre un altro scenario per studiare una forma di resistenza biologica alla malaria. È una cosa che non immaginavo. Loro hanno detto questi sensori ci permettono di percepire il mondo esterno, ma anche il mondo interno a noi, cioè anche gli organi interni come i polmoni, la vescica, i vasi sanguigni, sono legati alla sensazione di pressione, soprattutto, immagino, più che di temperatura. Meno male, dottoressa Dusi, che c'è questo. Come faremo noi a sentire che c'è un problema, che ne so, alla cistifeglia, o piuttosto a un rene, o piuttosto a un altro organo, che non vediamo, che non avvertiamo che c'è stato uno stimolo esterno, ma c'è una sensazione di dolore interno che ci mette subito in allarme, e quindi poi andiamo ad approfondire queste cose per capire cosa è successo. Alcuni di questi geni, quando sono alterate, causano una patologia strana, la cosiddetta insensibilità al dolore, e questo crea dei problemi, perché ovviamente tu non ti accorgi che c'è un problema e quindi non lo risolvi. E comunque questo Nobel alla pelle e al tatto ci ha un pochino stupito, perché in qualche modo ci aspettavamo un premio dedicato alla pandemia. L'anno scorso non era stato il coronavirus, ma era stato un premio all'epatite C, ai tre scopritori del virus e del suo trattamento. E quest'anno ci ha un po' spiazzato, c'è chi ha detto: bah, gli svedesi hanno preso sotto gamba il virus e lo fanno anche nel comitato dei Nobel. In realtà loro hanno detto che il tatto, la mancanza del calore, del suo calore, delle carezze e degli abbracci sono stati un aspetto legato alla pandemia che li ha spinti a prendere in considerazione questo tipo di ricerche. E c'è anche un aspetto emotivo molto forte legato a questo senso. Sì, indubbiamente quasi tutti. Io stesso mi aspettavo sinceramente non tanto ai vaccini o al problema della pandemia, ma ad esempio all'immunologia. Pensiamo che un premio recente è stato dato agli scopritori delle interleuchine, che naturalmente è un'anticamera, un po' se vogliamo, al premio Nobel, e questo ha avuto un ruolo importante nell'infiammazione, tutti i meccanismi dell'interleuchina. Però è giusto, anche perché insomma le candidature arrivano da molti scienziati in tutto il mondo, poi il comitato svedese fa una selezione, ma come sappiamo si premia non tanto una scoperta recente, immediata, ma quello che apre un mondo, e qui apre un mondo affascinante dal punto di vista biologico, fisiologico e medico. E quindi naturalmente è una cosa che apre, come dicevo prima, un numero incredibile di pazienti al mondo soffrono ancora oggi di dolore e non ci sono farmaci per alcuni di loro. E capire bene questi recettori forse potrà un giorno aiutare queste persone.
Quindi non è una scoperta che ha portato al momento ad applicazioni pratiche, trattamenti e farmaci, per questo c'è ancora da aspettare? E perché siamo tutti diversi, non ce lo dimentichiamo, molti dei farmaci che vengono utilizzati oggi nei centri di terapia del dolore, sappiamo che molti ospedali hanno istituito dei centri di terapia del dolore. A significare come questo è eterogeneo e diverso, ci vogliono approcci diversi, terapie diversi, e quindi bisogna studiare il più possibile per scoprire nuovi farmaci, e questi recettori oggi consentono di farli perché li conosciamo quasi tutti. Ma no, naturalmente c'è bisogno sempre di provare farmaci nuovi, prima in vitro, poi sugli animali e poi sull'uomo. Ma molti già ce l'abbiamo di questi analgesici, diciamo così. E un'ultima domanda, professore, quale sarebbe stato il suo Nobel? Se lei fosse stato su quella scrivania a Stoccolma, chi avrebbe scelto per il premio di quest'anno? E gli scopritori dell'interleuchino, l'ho appena detto prima. Perché il Covid addirittura ci ha fatto scoprire come è importante l'immunità innata e l'infiammazione e tutte le patologie da autoinfiammazione. Molti dei farmaci che già utilizziamo per il Covid sono venuti fuori non solo tanto per il virus, perché non abbiamo un farmaco contro il virus tale, no? Ma le conseguenze dell'infiammazione. E allora questo ha aperto un mondo enorme, e io credo che tutto il processo di interleuchine e interferone come tale hanno dato un contributo straordinario alla scienza. Speriamo che sia il premio dell'anno prossimo, quando, insomma, oltre ai vaccini avremo anche delle cure veramente efficaci per il Covid, e speriamo che possa essere uno dei premi più meritati della nostra storia. Speriamo qualche donna, anche qualche donna speriamo. Sono state solo 12 in questa è la 120esima edizione del premio Nobel. Non tutti gli anni è stata assegnata alla medicina, ma c'era un conteggio che diceva che 12 donne in 120 anni sono state premiate per la medicina. Beh, la scienza sta cambiando però, teniamo presente, quelli erano anni particolari in cui c'erano poche donne che studiavano medicina, biologia, biotecnologia. Oggi è cambiato tutto, quindi io credo, e sicuramente sono un po' convinto, no? Ci credo, che i prossimi Nobel lo prenderanno molte donne che lavorano attivamente nei nostri laboratori e tutto il mondo. Va bene, allora grazie, e insomma a un futuro anche più roseo.